Capitolo 7. Al quinto giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe. Mi domandò bruscamente, senza preamboli, come il frutto di un problema meditato a lungo in silenzio. Una pecora, se mangia gli arbusti, mangia anche i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova. Anche i fiori che hanno le spine? Sì, anche i fiori che hanno le spine. Ma allora le spine a che cosa servono? Non lo sapevo. Ero in quel momento occupatissimo a cercare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore. Ero preoccupato perché la mia panne cominciava ad apparirmi molto grave e l'acqua da bere che si consumava mi faceva temere il peggio. Le spine a che cosa servono? Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda che aveva fatta. Ero irritato per il mio bullone e risposi a casaccio: le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori. Oh. Ma dopo un silenzio mi gettò in viso con una specie di rancore. Non ti credo. I fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. Non risposi. In quel momento mi dicevo, se questo bullone resiste ancora, lo farò saltare con un colpo di martello. Il piccolo principe disturbò di nuovo le mie riflessioni. E tu credi, tu, che i fiori... ma no, non credo niente. Ho risposto una cosa qualsiasi, mi occupo di cose serie io. Mi guardò stupefatto. Di cose serie? Mi vedeva col martello in mano, le dita nere di sugna, chinato su un oggetto che gli sembrava molto brutto. Parli come i grandi. Ne ebbi un po' vergogna, ma senza pietà aggiunse. Tu confondi tutto, tu mescoli tutto. Era veramente irritato, scuoteva al vento i suoi capelli dorati. Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Chermisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno, non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te, io sono un uomo serio, io sono un uomo serio. E si gonfia di orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo. Che cosa? Un fungo. Il piccolo principe adesso era bianco di collera. Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente. Non è importante la guerra tra le pecore e i fiori. E non è più serio e più importante delle addizioni di un grosso signore rosso. E se io conosco un fiore, unico al mondo, che non esiste da nessun'altra parte altro che nel mio pianeta, e che una piccola pecora può distruggere di colpo, così, un mattino, senza rendersi conto di quello che fa. Non è importante questo. Arrossì, poi riprese. Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. E lui si dice, il mio fiore è là, in qualche luogo. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto a un tratto tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo. Non poté proseguire. Scoppiò bruscamente in singhiozzi. Era caduta la notte. Avevo abbandonato i miei utensili. Me ne infischiavo del mio martello, del mio bullone, della sete e della morte. Su di una stella, un pianeta, il mio, la Terra. C'era un piccolo principe da consolare. Lo presi in braccio. Lo cullai. Gli dicevo, il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo bene cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro. Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso.